importante disinfettare i bidoni prima di riportarli in casa, perché vengono toccati dagli operatori e toccano tutti i bidoni, pur sempre con i guanti, ma comunque meglio disinfettarli già normalmente, figuriamoci in questo periodo. Per fare questo ti consiglio di utilizzare uno sgrassatore disinfettante, uno sgrassatore a base di varechina, spruzzare i bidoni e passarli con un panno. Altrimenti puoi utilizzare dell'alcol o dell'acqua ossigenata. Oppure utilizzare al posto dell'alcol anche l'acqua ossigenata. Importante è disinfettare frutta e verdura con un prodotto specifico. D'altronde tutto ciò che è frutta e verdura sfuso o anche impacchettato è sempre meglio disinfettare, per poterlo riporre all'interno del frigorifero in tutta sicurezza. Disinfetta anche le vaschette e potrai conservare il prodotto così integro. Anche verdure a foglia come cuppettone, belga, lattuga, finocchi, frutta. Mi raccomando che sia pulita, pulita in precedenza. Anche le arance. Una volta acquistate, lascia in immersione per almeno 15 minuti. Risciacqua abbondantemente, asciuga. Una volta asciutto, potrai riporre la vaschetta come questa all'interno del frigorifero. Mi raccomando, risciacqua accuratamente con acqua corrente. Questo è un ottimo modo per igienizzare prodotti alimentari, sia che siate costretti ad uscire per andarli ad acquistare o che vi vengano consegnati a casa. Norme di igiene, un minimo di sicurezza. Altro consiglio molto importante è igienizzare, o cercare insomma di provarci, igienizzare la spesa. La spesa, mi raccomando,
fatela portare, consegnare in casa, non uscite, non andate in giro, ma nel caso foste costretti a farlo, anche in questo caso qui cercate di avere delle accortezze. Il mio consiglio è, sia che si viva in una casa in periferia o in un appartamento, l'importante è avere una bacinella dove inserire i prodotti, avere a portata di mano un sacchetto, un rotolo, dei sacchetti igienici, del disinfettante che può essere alcol o acqua ossigenata e un panno. Quindi, inumidendo il panno, la carta con il prodotto igienizzante, passarlo sulle superfici dei prodotti acquistati o che ci hanno consegnato a casa. Per quanto riguarda i prodotti avvolti dalla plastica è molto facile, sia che sia alimenti, igiene personale, bevande con chiaramente contenitori di plastica o di vetro, ma anche se sono dei semplici brick, dei succhi, si può passare il panno igienizzante, molto semplice anche per quanto riguarda i detersivi, ma il problema magari possiamo riscontrarlo quando si tratta di sacchetti di zucchero, di farina, questi sacchetti di carta. In questo caso qui consiglio vivamente a questo punto di utilizzare, visto che non possiamo certamente inumidirlo, di semplici sacchetti di plastica. Tanto ormai i guanti diciamo che li abbiamo già igienizzati, perché igienizzando i prodotti anche il guanto si è igienizzato. Quindi aprire il sacchetto, al contrario prendere il pacchetto e chiuderlo. Potrai riporlo in dispensa e quando lo utilizzerai cercherai di aprire soltanto la parte superiore e maneggiarlo con la busta. Questi sono dei semplici consigli che vedremo nel tempo. Grazie per avermi seguita, fammi sapere come la pensi. Ciao, a presto. Importante anche il discorso di come togliere i guanti, chiaramente con dei principi un po' di attenzione. Lo tiro rivoltandolo al contrario. Lo posso tenere perché è al contrario. Utilizzo la parte al rovescio dell'altro guanto per prendere la parte dell'altro guanto ed effettuare la stessa operazione. Ok? E butto.